Segnalo che para esta declaración habrá interpretación simultánea del italiano transmitida por todos los canales en los respectivos idiomas. Señor Ministro, grazie. Signor Presidente, ministri e capi delegazione, autorità, signore e signori, desidero porgere il mio saluto e vivo ringraziamento al Presidente uscente della conferenza delle parti, ambasciatrice Maria Assunta Accilli Sabatini, e al Presidente entrante, ambasciatore Senel Florenza Palau. Vorrei inoltre esprimere viva gratitudine al direttore esecutivo Fedotov e a tutto l'ufficio che egli dirige per l'eccellente lavoro preparatorio di questa nona conferenza. La sempre maggiore consapevolezza della perdurante attualità delle previsioni della Convenzione di Palermo non può non vederci tutti d'accordo sul fatto che a quasi 20 anni dalla sua adozione essa è divenuta lo strumento privilegiato per far compiere un salto di qualità a livello globale nella lotta contro i più allarmanti fenomeni criminali. Appaiono di straordinaria modernità, tra l'altro, gli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione, che vertono su temi come l'assistenza giudiziaria reciproca, le indagini comuni e le tecniche investigative speciali, comprese la sorveglianza elettronica e le operazioni sotto copertura. Si tratta di disposizioni che possono rivelarsi autentiche armi vincenti per realizzare forme rafforzate di cooperazione giudiziaria veramente universale, per superare gli ostacoli alla raccolta delle prove e adottare standard internazionali in linea con le nuove tecnologie investigative, nel pieno rispetto delle garanzie difensive. L'Italia auspica sinceramente che i lavori di questa conferenza possano farci compiere decisivi passi avanti verso la piena applicazione della Convenzione di Palermo e dei suoi protocolli, avendo a cuore soprattutto un aspetto per noi di fondamentale importanza: la lotta alla criminalità organizzata attraverso l'aggressione dei suoi patrimoni. Sottrarre alle mafie il controllo delle attività economiche significa anche impedire che condizionino l'attività amministrativa attraverso la corruzione, privandole di risorse essenziali allo sviluppo della vita dei popoli. In questa la dimensione imprenditoriale delle associazioni criminali. L'Italia si è battuta perché il mutuo riconoscimento di provvedimenti di congelamento e confisca si applichi anche ad alcune tipologie di confisca non basate sulla condanna, tra cui in particolare le confische di prevenzione, che si sono rivelate particolarmente efficaci nella nostra esperienza per incidere tempestivamente sull'illecita accumulazione di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali ed impedirne il reimpiego ai danni del normale corso del circuito economico. Anche a livello nazionale stiamo per approvare in Italia un disegno di legge che ho fortemente voluto, è un disegno di legge anticorruzione che unisce i risultati dell'esperienza di tanti anni inserendo all'interno dell'ordinamento italiano tutta una serie di misure che possono essere considerate nel loro complesso all'avanguardia, come la confisca di cui parlavo prima, le operazioni sotto copertura. Abbiamo tenuto conto
in questa importante riforma delle raccomandazioni rivolteci dalle organizzazioni internazionali in sede di monitoraggio, nella convinzione della loro importanza nel costante percorso di adeguamento degli ordinamenti nazionali alle nuove sfide poste da fenomeni criminali sempre più globalizzati, e nel farlo vogliamo dare il segnale dell'importanza che può avere ogni singolo Stato, non soltanto nell'adattarsi rispetto ai moniti fondamentali che arrivano dalle sedi internazionali, ma anche di rilancio, affinché ogni Stato possa costituire nel suo ordinamento una sorta di best practice normativa, poi da esportare all'estero e da portare nelle sedi internazionali per un confronto costruttivo nell'ottica di una battaglia per la legalità e contro la criminalità organizzata che sia forte e determinata. In questo quadro auspico sinceramente che gli Stati parte vogliono sostenere la proposta avanzata dall'Italia nella risoluzione presentata assieme alla Francia e al Costa Rica, tesa a introdurre un meccanismo di riesame che permetta di monitorare l'attuazione della Convenzione e dei suoi protocolli. Si tratta di una disposizione analoga a quelle contenute in altri strumenti multilaterali che hanno condotto a importanti riforme negli ordinamenti di numerosi paesi. A riprova della fiducia che l'Italia ripone in queste iniziative e del suo impegno concreto, sono felice di annunciare la volontà del governo italiano di concedere un contributo finanziario fino a 500.000 euro. Tale contributo coprirebbe circa la metà dei costi di finanziamento per il primo biennio del meccanismo in parola. Sono fiducioso che altri stati parte vorranno muoversi nella stessa direzione fino a completa copertura dei costi previsti. Nel concludere il mio intervento, devo con grande orgoglio, emozione e commozione ricordare che alle radici della Convenzione di Palermo e della sua speciale modernità vi è la visione anticipatrice di Giovanni Falcone, che proprio un mese prima della strage di Capaci partecipò alla prima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e sulla giustizia penale, organizzata a Vienna dal 21 al 30 aprile 1992. Nel suo discorso Giovanni Falcone lanciò l'idea di una conferenza mondiale di alto livello politico per porre le fondamenta di una cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata, considerata come un fenomeno di dimensione non più soltanto nazionale. Tale idea trovò poi realizzazione nella conferenza ministeriale mondiale di Napoli sulla criminalità organizzata transnazionale del novembre 1994. E sono lieto di poter dire che sentire il nome della città di Palermo come il nome di una città che ha dato vita ad una convenzione così importante, che a livello mondiale pone le basi per la lotta contro la criminalità organizzata, mi emoziona, e oggi posso dire con orgoglio che sono per l'appunto orgoglioso di essere italiano e orgoglioso di essere siciliano. Fino ad oggi la comunità internazionale ha riservato alle questioni della cooperazione fra Stati nella lotta alla grande criminalità la massima priorità. Tra le principali idee veicolate da Giovanni Falcone in quella sede, mi preme chiamare il suo monito ad assegnare priorità assoluta alla lotta contro la criminalità economica e la criminalità organizzata, categorie in cui dovevano essere inclusi i reati in tema di stupefacenti, corruzione, riciclaggio e frode, in considerazione dell'incidenza di questi fenomeni sul tessuto sociale e istituzionale di tutti i paesi. Infine, non posso non ribadire qui, nella sede delle Nazioni Unite di Vienna, dove si affrontano in via prioritaria questi temi di fondamentale importanza per la vita stessa della comunità internazionale, la determinazione del governo italiano e mia personale a portare avanti la battaglia che fu di persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Continueremo a lottare contro la criminalità organizzata, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione della comunità internazionale e in primo luogo UNTOC,
che sarà resa ancora più efficace grazie al meccanismo di revisione. Confido pertanto che esso venga definitivamente varato grazie alla collaborazione di tutti gli Stati parte in questa occasione. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro buon lavoro ed eccellenti risultati a questa nona conferenza. Grazie.